Allora, io direi che tu hai un buongiorno, signori, o un buonasera, signori. Ok, va bene. Siamo quasi live Siamo live, sì, vedo live da 15 secondi. adesso. Tra l'altro metto una luce dietro di me adesso appena iniziamo. Siamo live, da Buongiorno, 30 signori. secondi. Buongiorno, signori Michael, e io buonasera, signori. Abbiamo oggi ben... cosa sono? 15 ore? Eh sì, no, oggi sono 11, 11. 11, eh no, 6, qua sono le 9. Ah, perché tu sei un giorno avanti. Eh sì, eh. Io sono nel futuro. Ok, quindi sono 3 più 6, sono 9. Esatto. Ciao Ummi. Ciao Umberto. Ciao Luigi. Ciao, Ciao ciao, Lucio. Lucio, ciao, una domanda ciao, ciao. per te intanto che vado a prendere la luce. Lucio, dici tutto. Beh, eh sì, però ti deve leggere Michael perché io non ti vedo. Il lunedì sera facciamo dirigere tutto a Michael. Basta, io faccio l'ospite. Giustamente. Adesso che arriva ti mette su, Lucio, vai tranqui. Allora, ciao Maurizio. Ciao Maurizio. Ciao, ciao. Allora, praticamente Lucio ha fatto un panettone gastronomico salato col preimpasto e voleva chiedere qualche consiglio, non ho capito su cosa, perché mi ha scritto velocemente in chat e gli ho detto, siccome c'è anche il Giova, a parte che sta attendendo il corso di Napoletana con ansia, perché Tantissimi lo stanno nel attendendo, ragazzi. giorno. Se voi sapeste che lavoro ci stiamo mettendo dietro per farvelo fare al meglio, che siamo tutti i giorni a scambiarci messaggi, cose, eccetera. April, allora, aprile sicuro, aprile è fuori, Sì, quindi ad ormai aprile sono. sarà, sì, aprile sarà fuori. Mi vedi meglio? Quindi Ok, sì. questo è un po' meglio. Ok, ciao, buongiorno Robby. Buongiorno, 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 buongiorno. Ok, MasterChef. Ciao Antonio, come va? Ah, ok. Te parli francese, tra l'altro, eh? Io. Oui, un petit peu. Je l'étudie à l'école pour 8 ans. Je rappelle quelque chose, bah, mais. Io giusto una parola. Ok, Nicolò fa il corso con te, immagino. Viene da me 2 giorni, Nicolò, settimana prossima. Nicolò, Vai. non. Ti aspetto, mi hai già scritto i gusti, le cose, non mi ricordo più. Se me li hai scritti bene, se non me li hai scritti, riscrivimelo, non mi ricordo più se ne avevamo parlato. Ok, buongiorno. Ok, sto leggendo il libro tutto a Barbie e al momento sto così. Fabio, il libro di teoria del lievito madre, cioè ragazzi, a te l'ho dato, tu l'avevi letto, sì, No, Marco, non l'ho mai te l'ho. visto, Non te ma l'ho mi girato, vorrei poi te fare il lo corso giro. anche qua. Appena ho tempo, mi faccio il corso con chi vuole Barbie. Cioè, ragazzi, il libro di teoria di lievito madre che abbiamo fatto è micidiale. Tra l'altro, Gabriele è addirittura d'arrivo col libro per il pane, e poi ci sarà il libro sui lievitati. Poi, vabbè, poi li mettiamo assieme, facciamo un libro sul lievito madre che sarà fuori a 8-10 Bitcoin nel 2030, tipo una roba del genere. Lo santifichiamo. NFT, un NFT di Barbie. Esatto. E tra l'altro Gabriele l'ho detto stamattina, e in questi 3 giorni in Valmasino, qua sopra in Valtellina, per una consulenza all'hotel Miramonti su pane, panettoni, colombe in questo periodo e cose con lievito madre. Domattina ne approfitto, visto che non sono lontanissimo, per Ce l'hai. andarli a trovare, dare un occhio e sono molto contento. E domani se riusciamo... Vi posto qualcosa perché sapete che il Baldi è un po' meno interattivo di noi e quindi Meno dobbiamo. social. Sì, Gabriele, lo so. Va obbligato. Esatto. Buonasera, buonasera. Ciao Melania. Ok. Sì, abbiamo visto quando volete, quando vuoi sono qua. Vi aspetto. Buonasera, buonasera. Oggi Giuseppe ha fatto il corso oggi con me. Di teoria, è un Ah, ok. appassionatissimo di lievito madre. E Giuseppe, ti mando stasera, no, domattina il link dove scaricare
la registrazione del corso e l'attestato. E niente, un grande appassionato anche di lievito madre. Abbiamo fatto 2 ore super intense stamattina. Wow. Claudio, buonasera. Ciao Claudio. Ma va a cagare, mandalo a cagare tu la chioma. Ma dai, Umberto. Ma certo che sei in grado, ma non anche perché, ragazzi, ve l'abbiamo detto 1000 volte. Noi lavoriamo in questo modo per un motivo. Primo perché ci fanno schifo i soldi e quindi non ci va di mettervi assieme in 30, perché sennò guadagniamo troppo e noi invece viviamo di aria. No, cazzate a parte. Noi lavoriamo in questo modo perché possiamo personalizzare quello che facciamo sulle vostre caratteristiche. Quindi, Michael, io faccio questo da anni, Michael fa lo stesso, Gabriele fa questo. Quando si trovano davanti Michael, Gabriele o io stesso una persona, abbiamo l'esperienza, la competenza, si spera, di capire che persona abbiamo di fronte, che competenze ha, a che domande può essere più utile dare risposte per poter trattare al meglio l'argomento. È per questo che noi lavoriamo in maniera personalizzata. Quindi Umberto, ma figurati se tu non puoi fare il corso di lievito madre con Gabriele. Cioè. Assolutamente. Ogni tanto qualcuno lo chiede, ma posso, ma ho abbastanza competenze? Allora ragazzi, tranne che proprio voi pensiate, non lo so, che la farina è solo quella che vi fa stare allegri la sera, ok? Ma oltre quello step, cioè... Sì, magari non si hanno gli strumenti adatti a casa per applicare alcune cose, però... Ma esatto, ma poi... I concetti sono assimilabili. Quelli che sono veramente ancora poi così acerbi, comunque non gli viene neanche da loro lo stimolo di entrare nel nostro ecosistema. Una volta che vi viene la voglia di entrare da noi è perché qualcosa dentro ce l'avete, perché ci sentite... Cioè, ragazzi, voi ci sentite parlare. Sentite parlare me, sentite parlare Michael, sentite parlare Gabriele. Non stiamo qua a dire cazzate o cose da 4 soldi o robe banali. Se vi interessa, capite, masticate e volete approfondire quello che diciamo, è perché lo capite. E se lo capite vuol dire che siete già a un livello assolutamente decente per poter essere formati nei corsi. Sì. E poi quando c'è la curiosità di imparare, come Umberto ha, cioè, è anche la base di tutto. Quindi io non ho mai fatto, te lo dicevo privatamente l'altro giorno, non ho mai fatto un lievito madre vita mia, e vorrei fare il corso con Gabriele per imparare, ma perché so che come si lavora è fatto in modo che tutti possano assimilarlo, no? Ma certo. Ma poi ovviamente la formazione interna è a gratis. Allora, Sigio ha passaggiato la teglia romana del tutto Baldi, tanta roba. La assaggeremo anche noi, magari. In teoria la teglia romana del Gabri è una teglia romana da 3 panni del gambero rosso. Cioè, quindi, insomma. Facciamo passo. Il nuovo Serie X, sì, me ne ha anche parlato, infatti, ad alcuni clienti. Lo proporremmo poi. Sarebbe tipo l'evoluzione del serie, cioè il nuovo Serie S. Sì, dovrebbe essere con configurazioni diverse anche per la cottura ad alte temperature. Ah, ok. Tranne i funghi mangio tutto. Ok, Nicolò. Ok, tanto non siamo in periodo di funghi, quindi molto bene. E volevo dirti, probabilmente avremo una collaborazione aziendale tra Fudemi e Moretti Forni a breve. Quindi con sì. Ok, ottimo. Ho fatto il panettone gastronomico col prefermento di Ernst. I vostri corsi danno competenza a 360 gradi. Cosa ci ha messo dentro? Ecco, mi ha mandato qualche foto salata. Poi voleva chiedere qualche idea di topping, non ho capito bene. Beh, più che topping, di insiding. Di farcitura. Mi ha mandato le foto, molto, molto belle. Però questa dimostrazione che poi alla fine, cioè, una volta che hai la base di come si funziona tutto, puoi giostrarti a tuo piacimento. Soprattutto Lucio, di tutti gli impasti che abbiamo fatto nel corso di Tonda Classica, non ne usa uno ed è rimasto su quello, li adatta a seconda delle sue esigenze.
ottenendo lo stesso risultato, perché poi ci sono tanti modi per ottenere un risultato in panificazione, no? Quindi lui, essendo focalizzato sulla cucina in primis, deve adattare gli altri processi alle sue esigenze. Questa è una delle cose che mi rende più contento, perché certo, rende la sua vita anche più facile. Ok. Non vedo l'ora di fare il corso di teoria domani con te, Giovanni, essendo fiero possessore di detto mantra, magari farò anche quello del tutor Baldi. Domani sera, Fabio. Fabio, ho preparato tutta la sciorinata e la mitragliata di domande, mi raccomando. E l'ho detto a tutti quanti, lo ripeto, chi ha già fatto corsi ci scrive in privato che ve li facciamo scontati. Magari in sto periodo no, visto che già sono scontati. Tra l'altro affrettatevi tutti, perché mi sa che col 31 marzo ci rompiamo le scatoline e ve li rimettiamo a prezzo pieno. Grande Fabio, a domani. Cristian, buonasera ragazzi, buonasera. Una domanda: normale che un impasto con l'80% biga, idratato 80%, in macchina si lascia un po' andare? No, deve fare una zucca dura, madura. Beh, certo, Cristian. Scusa, è mai cotto fregato la risposta? No, cioè, vai. E normale sì, poi dipende anche dalle farine che hai usato. Magari hai usato farine che non sono proprio dei cementoni e li pianti l'80% biga, che quindi dà una certa setosità del glutine, e gli fai l'80% di idratazione, ci sta tranquillamente che sia morbido. Sì. Cosa dici, Marco? Sì, poi non so, magari lui parla di qualche problema avuto col prefermento, che magari è andato un po' oltre. Ma poi che biga è? Esatto. Già, che biga è? E poi farina, che farina è usato per prefermento e poi rinfresco? Sì. Metterò in programma anche quello. Ok, sto per fare questa nuova pippa. Se fai il corso è perché vuoi imparare e colmare le lacune. Non c'è un livello minimo di conoscenza richiesto, a parte quello di saper leggere e comprendere. Esatto. Fabio ha fatto teoria con me, mi pare, un po' di tempo fa, né Fabio? Mi sembra di sì. Ultimamente i panetti della napoletana, come dal corso che mi hai fatto a Villa d'Ossola, 24x24, anche tirati fuori, restano un po' tenaci. Cosa sbaglio? Maurizio, avevo fatto un corso da Maurizio, mi ricordo, quando li facevo ancora a domicilio, dai privati, era lui con degli amici, una bellissima mattinata. E Maurizio, detto così adesso, va a sapere. Bisognerebbe vedere come vanno le cose. Farina sono cambiate, no? Mi sembrano quelle. Però ultimamente, e ultimamente fa freddo, cioè non è che banalmente dipende dal fatto che con 19 o 20 gradi magari di temperatura ambiente quelle cicore non ti bastino. Cioè, perché poi pensiamo sempre a chissà quali cause fantascientifiche, e poi generalmente le soluzioni sono queste. Esatto, sì. Se non è cambiato niente nelle altre fasi, diciamo. Ok. Nella teglia noto che la mozzarella ha una leggera tendenza a staccarsi dalla base, sia bianca che rossa. In questi casi è di solito un problema di processo o proprio di latticino? Io direi di latticino, Michael. Tu cosa dici? Secondo me, se tipo da quell'effetto gomma sopra, sì, diciamo, è una qualità un po' scarsa della latticina. La roba della gomma a volte è strana, perché purtroppo anche con una gerola della Madonna ti capita. Qui, sì, cioè, però magari se la cottura è molto spinta a volte. Esatto, verissimo, anche questo è verissimo. Lì, sì, però sicuramente la mozzarella... Più che il latticino, è la combinazione tra il latticino e la cottura di quel prodotto che stai facendo. Che evidentemente non vanno d'accordo. A livello teorico, diciamo, è filante, no? Il fior di latte. Cioè. Tipo la gerola, effettivamente, come dice Michael, se veramente la fate su una napoletana velocissima, e ragazzi, è gommosa, perché ha una consistenza molto fibrosa. La vedi spesso, tra l'altro... Tanti complain ho preso qua anche così, a volte, nelle cotture, perché non sono proprio abituati. Sì. Proprio piace un'altra pizza.
Sì, che deve andare più lunga, quindi ne parlavo ieri con Silvia, che è di Napoli, e diciamo, mi fa ridere come quando andiamo a Napoli tutti pensano che esista solo la pizza napoletana, quando invece al di fuori, soprattutto all'estero, quella che piace di più è tutto un altro tipo di tipologia. Sì, sì, ragazzi, se voi andate all'estero e proponete una pizza moscia con la mozzarella fibrosa, ma guardate che la gente non la inizia nemmeno. No, ve la portano indietro subito, mezzo secondo. E vi prego, non, come posso dire, chiudete il caso con ah, ma gli altri non ne capiscono niente. No, non è così. È così, esatto. Ci sono domande, tu, Michael? Sì. Cosa cambia impastare a 130 rpm e 220 se riesci a chiudere comunque a temperatura giusta? Vai, ci vorrebbe una vita per risponderti, Alessandro. Cioè, ne parlavo proprio oggi con Giuseppe. Se Giuseppe è online, magari confermerà. Come in tutte le cose della vita, anche nell'impastamento, bisogna avere un'ottima efficacia e fare le cose con saggezza. L'efficienza è il risultato per unità di tempo, cioè per avere un ottimo risultato non dovete né andare piano piano ma lunghissimi così non stressate, oppure veloce veloce ma per poco così non stressate neanche. Non è questa la faccenda. Dovete ad ogni idratazione, per ogni step del processo, avere il giusto livello di energia meccanica che serve a lavorare quella pasta. Perché adesso, tra l'altro, con le impastatrici moderne, Michael, sicuramente te ne sarai accorto, c'è la mania a vado più veloce possibile e chiudo più in fretta possibile. No. Oppure, al contrario, succede spesso. Ah no, non la stressiamo, quindi vado in prima velocità per 6 ore. No. Sì. Poi, vabbè, ovviamente un po' dipenderà anche dal tipo di farina, nel senso che se lavori una farina che ha una tenacità, un'agilità di base abbastanza alta, a una velocità sostenuta, magari ti dà un risultato diverso, come se la lavori magari un pochino più piano. Dipende dal contesto. Dal prodotto, se è un prodotto asciutto, se è un prodotto idratato, se è un prodotto con grassi, se è un prodotto... Cioè, sì. Detta così, ho voglia di rispondere, Alessandro. Però la differenza di base c'è, nel senso... Sì, certo. Per la pizza romana scocchiarella, solitamente che tipo di mozzarella usi? La stessa che usi per tutte le pizze, un'ottima di qualità e buona otta al secchio, che vuoi fare. L'effetto che hai è un po' tipo tonda classica, no? Con la mozzarella ovviamente molto più fusa, molto più liquida. È perché i tempi quelli sono. Questa è una bella domanda. Michael, ho visto il video della biga 100% per napoletana. Una domanda, ma per quel prodotto non si rischia di portare dietro troppo lievito? Assolutamente sì. L'abbiamo fatto perché il mio collega voleva vedere un preimpasto al volo e io volevo fare una prova di panetto, quindi abbiamo combinato le due cose e gli ho fatto vedere come si può fare una cosa velocemente che può essere utile quando magari abbiamo un problema al lavoro, non so, lavoriamo con biga, cioè abbiamo un problema quel giorno lì, non so, col fornitore, quello che è, mille problemi, ti serve l'impasto prima, puoi decidere di optare per questa opzione qua, se qualcosa va storto, ma non è un impasto che userei se avessi un locale o che proponiamo nei corsi. È stata solo una prova per fare alcune considerazioni. Assolutamente sì. Allora, sì, ho fatto il corso di teoria un annetto fa e stando all'estero purtroppo faccio solo quelli online, però poi vengo in laboratorio. Vai. Roberto, ok. A parità di processo, è corretto pensare che in forno una pala romana sviluppi meglio rispetto ad una teglia romana perché nella pala vi è trasmissione di calore più diretta se non essendoci la teglia? 100%. Eh sì. Certo. È anche il motivo per cui
con la pala potete anche sbizzarrirvi un po' di più con l'idratazione. Perché di riffo di raffa riuscite, potete asciugarla meglio. Non ne... Invece con la teglia non ci si pensa mai, ma la teglia, se noi immaginiamo questo solido, questo parallelepipedo schiacciato, diciamo, 5 lati su 6 sono coperti dalla teglia, da lì l'acqua non esce. E generalmente la sesta faccia c'è il pomodoro. E quindi attenzione con le idratazioni per la teglia, perché se no l'acqua non esce, la palla, soprattutto se la cuocete bianca, certo che ci si può giocare molto di più. Sì. E sviluppa anche di più, ovviamente. A me piace spaccata personalmente la palla. Ce lo siamo detti o lo... no? No, beh, ho fatto qualche prova, ho provato in tutti e due i modi, però diciamo... Lascio ai miei corsisti dirti quello che gli dico sempre io, cioè che the ultimate result per la pala è spaccata, punto. Io quando vedo quando vedo queste cazzo di basi mosce dove ci rimettono quello che si crea quell'effetto spugnetta brutta, spugna, sì, esatto, perdi quella friabilità di base che poi è la cosa buona della pala. È la stessa cosa che dico. Invece con la teglia si sembra già più di mangiare una pizza, no? Sono d'accordissimo. È così. Sì. Poi tra l'altro cosa si tende a fare? Si fanno precotture cortissime. Quindi sta roba già non asciuga. Le vedi tutte queste basi di pinza, pinzetta bianche, cadaveriche, mosce. Quindi l'acqua non esce, poi gli metti il pomodoro, cioè ti diventa una spugna. Anche lì se ne sentono diverse con la precottura della pala, come muoversi, come non muoversi. Per me precottura pala deve cristallizzare la struttura, punto. Se no poi non la risistemi più. Anche secondo me. Cioè devi essere quasi là, se pensi di cuocerla dopo... Ma sai perché c'è l'abitudine di vederla così, Michael? Perché ovviamente quei prodotti poi vengono commercializzati, no? E devono essere spediti, spostati, imbustati. E quindi, se sono mosci, non si rovinano. Cioè, se sono quasi li puoi arrotolare, possono essere... Però parte della qualità lì la perdi, perché poi non la riguadagni più l'asciugatura. Esatto. Se non la fissi dall'inizio, poi è persa sostanzialmente. Ma il lasso di tempo, secondo te, è ideale di aspettare tra una precottura e una cottura? Qual è? Che torni a temperatura ambiente, quantomeno. Che ritorni a temperatura ambiente. Okay. Sì. Quindi anche temperatura ambiente 3-4 ore, ma sono abbastanza. Molto meno. Sì. Ok. Svuoto il panettone mentre vento la zuppa, grande. È tipo come fanno con il formaggio, che ti servono la pasta qua, fanno lo show cooking qua in Australia con la forma col parmigiano, di parmigiano. Ci fa la cacio e pepe dentro. Sì. Fa molta scena. Ma per le norme igieniche non ti dicono niente? Qua? Cazzo, che a ogni cliente gli rimetti la stessa forma di formaggio. No, praticamente vanno in giro col carrello come se fossero i bolliti a Parma e hanno un pentolone gigante e vanno di lì, lo servono a ogni persona. Cioè non hanno quelle piccole, hanno tipo una forma intera. Ma la forma intera la riutilizzi ogni volta finché finisce. Questa non puoi lavarla. No, non puoi lavarla. No, però credo che lo grattugino all'interno tutte le volte, diventa sempre più sottile. Non lo so, non l'ho mai fatto queste robe qua. Ma perché anche in Italia qualcuno lo fa, però non so con l'HCCP come... Allora, Giuseppe conferma, argomento trattato oggi, credo fosse quello della pala, se non sbaglio. No, penso... Poi non mi ricordo più. Ok. Secondo voi è sensato aggiungere il lievito nel rinfresco di un prefermento... Se è stato gestito correttamente, preso il momento giusto, alcuni professionisti consigliano percentuali veramente abbondanti nel rinfresco. Non ne comprendo il motivo.
Dipende cosa vuoi fare, Giacomo. Dipende che tempi vuoi che abbia la Esatto. fermentazione, l'appretto. Dipende. Dici. Non esiste mai lo sbagliato e il giusto in senso assoluto. Dipende cosa devi fare. Tutto qua. Diciamo che molti video che si vedono online sono fatti per lo scopo del video più che per la divulgazione, quindi quello che ne esce fuori è magari una ricetta replicabile, ma non è un processo poi attuabile Ci sta, sì. cioè nel business o nella vita reale. Ciao, ciao, grazie. Ciao Stefano. Allora, Stefano è venuto a fare il corso di napoletana qui, ha sistemato due cose. Questo qui fa il servizio nel suo locale a pranzo con un F1, Grande, fa delle pizze della Madonna tutto il mio rispetto. e la gente va a chiedergli se c'è il forno a legna, tanto sono buone le pizze. Madonna, Grande. che arrivi. Ok, a volte mi chiedono 100 ingredienti sulla pala e abbondante mozzarella. Allora, non bisogna dargli l'opzione. La Vero. pala la servite spaccata, basta. Anche perché, allora, io va bene, vi faccio sempre i video quando i corsisti, ma se veramente vedeste quello che ci diciamo dietro le quinte, quando sta gente per la prima volta assaggia una pala spaccata fatta bene, e ti guardano e dici: ma io che cazzo la condisco a fare sopra sto prodotto che perdo, sta roba qui che non mangio da nessuna parte? Vuoi mangiarla sopra? Fai la teglia, fai un'altra roba. Poi ne parliamo, Nicolò, se da me 2 giorni, settimana prossima. Ma voi dovete dare la vostra filosofia. Non ascoltate le richieste dei clienti. È un falso luogo comune. Certo che ovviamente ci vuole Certo. una sinergia, ma voi dovete creare una vostra filosofia di prodotto in cui pensate di valorizzare al meglio in tutto e lo vendete ai clienti. Alcuni piacerà, alcuni no, ma voi create la vostra filosofia, il vostro senso. Questa è una cosa che tra l'altro abbiamo attuato in molti locali in Australia, c'è cioè una sorta di educazione, tra virgolette, al cliente su come si può valorizzare un prodotto, che sia pizza o cucina italiana, no? Perché molto spesso, tipo quello che si aspetta un cliente qua, ad esempio anche su una pasta banale, non è una mantecatura all'italiana, ma è una zuppa con un brodo abbastanza spesso. Però Certo. sono alcuni prodotti che poi si fanno provare e alcuni tornano e chiamano anche altri amici, invece magari altri li perdi, però il tuo cliente è quello lì e vuoi quello lì. Bravo, ma un'altra cosa che ci insegna Michael, anche visto che l'ha studiato, è che bisogna togliersi dalla testa il pensare che tutti possano essere vostri clienti. Esatto. Allora, Non così va bene. avremo il Non... monopolio del mercato. Voi Invece lo dovete cambiamo. anzi fare in modo di avere solo una parte di quei clienti, perché, di quel bacino di utenza, perché poi quando voi fidelizzate quelle persone, sono clienti migliori. Cioè, Esatto, sì. voi... Kevin Kelly diceva 1000 true fans. I tuoi veri È di mille bravo, bastano quelli. esatto. Ma ragazzi, facciamola rapida, rapida. Ma se voi paragonaste il seguito che hanno i canali Foodemy, che è ottimo, ma non abbiamo milioni di follower, e quello che produce l'azienda, rispetto a tanti che hanno 150.000 follower e non lo so, devono vivere col reddito di cittadinanza, cioè. Dovete capire che dovete trovare i clienti a cui potete parlare in maniera diretta, che vi capiscano, che apprezzano quello che voi siete e fate. Piacere a tutti non serve a nulla, né come persone né come pizza. Ho letto tra l'altro una bella citazione di uno chef italiano che diceva: quando si fa avanguardia, la si deve fare indipendentemente da quello che pensi possa pensare la tua Certo. clientela, la fai e Allora, basta. te ne dico una che magari non so se hai già sentito, ma Henry Ford diceva che se avesse dovuto ascoltare i suoi Sì, clienti, quello dei cavalli. avrebbe fatto delle carrozze con più cavalli, non la Sì. macchina. E Sì. quindi è No, così. soprattutto la pala rende troppo,
Sì, è un'altra roba. È un'altra cosa. In molti locali d'Italia romana si legge questa frase: il nostro impasto è stato studiato per essere rigenerato anche a casa. A me sembra male dire al cliente: puoi riscaldare la pizza a casa. Cosa ne pensate? Che non sei un cliente in target per quei locali, Christian, cioè quello che dicevamo prima. Io invece quello che consiglio sempre ai miei clienti di dire, perché offrono in quel modo un prodotto eccellente anche a casa, così come fatto al momento. Quindi. Sì, diciamo che, almeno secondo la mia opinione, allora, questo è un indice di qualità in realtà. Se puoi mantenere un prodotto che è buono tanto quanto comprato al dettaglio a casa riscaldandolo, vuol dire che hai fatto la taglia romana come si deve fare. Poi magari la comunicazione di come metti in ordine le parole può far pensare al cliente una cosa rispetto che all'altra. Però, assolutamente. Diciamo che riuscire a far capire al cliente che questo è un è indice di qualità è essenziale, perché è la verità, secondo me. Sì, sì, è così. Poi la comunicazione è fondamentale. La comunicazione, sì, cioè, basta a volte aggiustare due o tre parole o di certo, parte diverso, che certo, la percezione che si ha. Certo. Sì, io la palla... Fa bene, Michele. Certo. Ah, hai già letto. Ci sta. Sei un razzo a leggere. Mi devo mettere così, ti già letto la domanda. Sì. ok. 2,40, 2,50? Ok. Cosa ne pensate dell'esperimento dei grassi negli impasti nel conto totale dell'idratazione? Non capisco la domanda, perché devi inserirla nell'idratazione? Hai l'acqua da una parte, i grassi dall'altra. Molti ritengono l'olio come parte dell'idratazione totale, ma in realtà sì, ragazzi, se la vediamo in questo modo, quasi tutto è fatto da idrogeno e ossigeno, cioè anche il legno probabilmente, adesso il carbonio c'è dentro delle molecole, cioè, ragazzi, anche i grassi sono fatti di acqua, ma poi si comportano in maniera diversa nell'impasto. E tenete di qua i grassi, di qua l'acqua, e basta, direi. Ma anche la funzione, cioè inserire 50 grammi di acqua o di olio, hai due reazioni diverse all'interno dell'impasto, quindi considerarle tali, poi magari ti fa perdere anche ti fa non capire quello che stai facendo, che magari inserito 30 grammi di olio pensi che sia uguale inserire l'acqua, no, non è la stessa cosa. Ti si smonta l'impasto. Sì. Ciao a tutti. Parlando di teglia, molti sottovalutano la stesura. La ritengo molto importante, come tutto il processo, per una trovare riuscita. Allora, risposta mia è sì, ma quando hai tutto fatto bene, la stesura la fa chiunque. Infatti mi ricordo Michael quando gli vedevo stendere la teglia, lui ovviamente usava le mani come per stendere una tonda. Giustamente. Devo proprio fermarmi. Certo, devi ricalibrare come funziona il cervello. Ma la maggior parte delle volte chi si cimenta tanto nella teglia romana ha problemi in stesura, non perché non sa stendere, perché arriva con panetti che non ne vogliono sapere, cioè non sono fatti a modino. Quindi è importantissima, ma nel momento in cui fate tutto bene, viene assolutamente naturale. Tu cosa dici? Sono completamente d'accordo. Non ne ho fatte tantissime nella mia carriera di teglia. Adesso mi viene molto più facilmente, anche mi piace più fare la pala, a volte mi diverto. Però le prime volte avevo i problemi classici, cioè, ovvero, mi accorgevo già quando stendevo che in forno sarebbe gonfiata perché non avevo i panetti pronti. Quindi sapevo, cioè, che poi quando la stendi, secondo me, sai già se è sì, sarebbe sì. beccato al momento giusto, sarebbe sì, stato sì. sbagliato. Certo. Sì, poi, tu cosa ne pensi di fare qualche buchetto sulle bianche prima di andare in forno? Questo me l'ha chiesto, mi sembra, proprio un corsista settimana scorsa. Allora, si può fare, però se fai anche lì tutto bene, non è detto che ne hai bisogno. Secondo me, ecco, esatto, anche secondo me. Io non la faccio quasi mai. Per aiutarmi. Sì, quando hai il panetto giusto, la stesura giusta,
il bilanciamento del calore nel forno è giusto, altra cosa fondamentale, lei ti cresce tutta bella sbollatina, omogeneo, tutta bella uniforme. Esatto, sì. Assolutamente, sì. Diciamo che è anche un modo, non facendoli, è anche un modo per vedere se sei arrivato nel punto giusto, perché a volte bucandola ovunque poi riesci a ribilanciare e risistemare l'errore, però magari è una cosa che si può fare con l'esperienza se vedi che non sei proprio giusto quel panetto, però di base. Buonasera Filiberto. Ciao Filiberto. Allora, ho acquistato farina e casillo con germe di grano tipo zero. Siccome hanno il germe di grano, la fermentazione corre di più. Che accorgimenti dobbiamo fare? Allora, io non vorrei esagerare perché ho anche amici che lavorano per casillo e tutto, poi però io dico la mia. Non fate attenzione a pensare che alcune cose che vi capitano nella pizza capitano per cose piccole. Certo che il germe di grano contiene dei nutrienti, acidi grassi, vitamine e cose che cambiano leggermente il profilo nutrizionale della farina, cambiano leggermente il profilo enzimatico, ma non sarà quello che vi farà avere macroscopicamente un risultato oppure un altro. Tutte le persone sagge, anche chi ci lavora e fa benissimo a fare le farine col germe di grano, vi diranno che quella roba fa una, aiuta a fare in modo che quella farina sia buona, ma non è quell'aspetto lì che vi farà fare una macro variazione in un modo oppure in un altro. Il pericolo quando si parla di queste cose è sempre far pensare alla gente che se la pizza non gli è venuta in un modo è perché aveva il germe, non aveva il germe, non ci ha messo il 2% di qualcosa, lo 0, di un'altra, ha inserito il sale un minuto e 20 prima. Quando iniziate a cadere in queste fallacie logiche siete fregati. Quindi Molino Casino è un grande molino, fa ottime farine, non ho mai provato queste col germe di grano nuove, ma saranno sicuramente ottime farine. Ma pensare che vi va veloce nel frigo perché c'è il germe di grano, magari microscopicamente lo farà anche, ma ragazzi, basta che chiudete l'impasto un grado di più e mezzo grammo in più di lievito e lo lasciate 20 minuti in più fuori, avete messo più acqua rispetto all'altro e in un attimo le altre variabili rimbalzano così tanto che quella mini variabile viene assorbita nella complessità del sistema. Questo voglio dirvi, è difficile che riuscite a estrapolare quel comportamento, ecco. Non so se sei d'accordo, ma immagino. Ah, beh, certo. Poi, insomma, magari, cioè in teoria dovrebbe essere magari un profumo più accentuato, più che altro, no? Sì, teoria. sì, ma se poi la farina è buona in generale. Esatto, secondo me. Esatto. Ok, Roberto, Giova, pensa che se vedi le nuove focacce genovese con gli angoli tutti stondati che hanno fatto dove lavoro io. Il mio capo ha detto che l'estensibilità la dà l'olio al riposo. Peccato. Immagino che quando hai sentito queste cose ti è tornato in mente tutto quello che ti ho detto al corso di bucate. Vabbè, tu, come si dice, impara l'arte e mettila da parte. Ecco, è bello di lavorare in questi posti qua, che è capitato anche a me molto spesso, che impari quello che non devi fare, lo accantoni, lo metti da una parte e poi vai per la tua strada. Ciao Ugo, ciao James, ciao caro. Stefano, mi continuano a chiedere quando le posso rimangiare. Comunque tra un po' arriva il Serie S, due camere. Ok, un'altra, una bassa. Sciambola. Vabbè. Complimenti, bello.
Ciao Sandro, secondo voi per una tonda classica o contemporanea è più sensato Pulisce o prefermento solido? Chiedo in linea di massima cosa rispondere. Rispondereste ascoltando il cuore. Io non ho un cuore, Sandro. Ma che cos'è la tonda contemporanea però? Non ho... No, classica o contemporanea? Tonda classica o contemporanea, ma napoletana? Sì. Boh, ragazzi, io non ho un buon rapporto col Pulisce, con tutte le cose che sono un po' ballerine, non codificate, eccetera, non ho un gran rapporto, quindi uso sempre preferimenti soli. Gestire a livello di grandi volumi anche. Esatto, cioè veramente vogliamo metterci con le cucchiaione nel secchione, a fare il secchione di Pulisce il giorno prima rimestando dentro, perché non è che potete farlo in macchina. Cioè... No, vale a pulire poi. Quindi inizia a impastare 10 kg di Pulisce, diventa impegnativo. In tutti i nostri corsi vedete tutti i prefermenti solidi, vari tipi di prefermenti, ma sempre solidi. Secondo me non è... ci deve dare praticità un po'. Sì. Poi non è detto che magari potremmo introdurre mai con nei vari corsi una ricettina con un Pulisce, magari per i casalinghi in futuro. Assolutamente. Perché poi la cosa bella dei nostri corsi è che ve li upgradiamo di volta, implementiamo in base a condizioni che vediamo possono essere utili. Sì, a livello casalingo in realtà con la gestione frigorifero. Sì, a livello casalingo sì. Livello, infatti per quello dicevo per i casalinghi, sì. Sì, casalingo ci sta. Buongiorno, buonasera, ok. Ma l'unica differenza tra pale e la teglia è il metodo di cottura? Vi stupirà, ma sì. Sì. Eh sì, comunque genera due risultati differenti. Tra l'altro, tornando a teglia pala, io non sono un super amante della baciata, perché rimane molto più umida all'interno rispetto alla... E c'è anche molto più pane. Esatto, rispetto alla, alla pala spaccata. Cioè, e poi ti devi regolare in maniera particolare coi panetti, perché ovviamente devi stendere lo stesso peso su una superficie maggiore, doppia, o stessa superficie metà del peso, quindi devi avere un bilancio di estensibilità diversi, praticamente a volte devi aspettare molto. Sì, anch'io non... una bella pala spaccata. Allora, pala con biga spaccata, top. Anche secondo me. Mi andrebbe porchetta e patate al momento. Alle 6 del mattino. D'accordo con voi. Faccio pizza napoletana, ma avrei una curiosità. Ho visto stendere la tonda romana senza mattarello. Alcuni consigliano il mattarello per garantire croccantezza al cornicione. C'è del vero? No, c'è del vero nel senso che è una cazzata, è tutto l'opposto. Ora, la tonda romana potete stenderla col mattarello, ma se stendete a mano, voi mantenete una micro diffusione dell'aria, che è quella che vi dà l'effetto wafer. Se voi stendete a mattarello, il bordo vi fa effetto pizza senza lievito. Cioè vi si separa tipo sfogliata e quella roba lì in bocca prende meno friabilità. Io ho lavorato è roba micro però. Sei mesi in una, quattro anni fa in una pizzeria per Romana Scocchiarella. Tu hai lavorato lì? Qua in Australia, la mia seconda esperienza è stata con un Moretti Serie S. Però eravamo arrivati al... Vabbè, ovviamente non c'era possibilità di negoziare gli impasti, si faceva quello che... È venuto tra l'altro un consulente italiano dall'Italia a fare una settimana di corso qua, si è fatto pagare, poi magari ti dirò chi, si è fatto pagare soldoni incredibili. Se non usavamo il mattarello andavamo a casa con le mani frantumate. Io mi chiedo come può essere veramente che ancora in questo campo... passi sta gente. Chi ha fatto i corsi di tonda romana con me, ad esempio Umberto, so che è online, col processo giusto tu stendi a mano come se fosse crema. Ma deve essere così. E poi questi qua si fanno pure i soldi, no? Poi dicono a noi che siamo costosi. Noi vi raddoppiamo i corsi! Poi te ne dico un'altra. Tra l'altro lui decantava il fatto che lui non potesse toccare l'impasto, perché non avendo... tanta manualità, quindi lui non faceva vedere niente, c'è solo la ricetta dell'impasto. E infatti dopo hanno dovuto cambiare ricetta perché non funzionava tutto quello che hanno fatto. Cose incredibili.
Fantascienza. Gli ha fatto comprare un Moretti nuovo, gli ha fatto cioè, vabbè, avere un Moretti class S è sempre una cosa bella, però vabbè, non è che serve il class S per fare una tonda romana. Già. No, infatti. C'erano forme un pochino più accessibili. Sì, okay. Sì. La taglia romana va rigenerata. E beh, il meglio di sé lo dà così. Che poi non capisco perché in pizzeria c'è abitudine di chiedere sempre mille modifiche. Se vai a mangiare sushi dal giapponese, il menù è quello e nessuno azzarda a chiedere modifiche. Allora, io sono un nazista, per questo, ma peggio dei nazisti. Cioè, tu sì. Entri... ma stai scherzando? Io vendo la mia filo... quello... perché noi siamo troppo abituati ad andare a mangiare in ristoranti che sono gestiti da imbecilli, fanno cibo del cazzo e vogliono adattarsi a tutto. Ma una persona che vende cibo dovrebbe vendere una storia, una filosofia, un ragionamento. Deve un ragionamento, un abbinamento. E nel momento in cui io mi studio che quella pasta debba essere fatta in quel modo perché rispecchia tutto lo studio che ci ho fatto, tu hai due possibilità. O la mangi così, o vai fuori dalle balle e vai da un'altra parte. Certo, se hai un'allergia, hai un problema, certo. Ci si può capire. Ma scusa, cioè, ragazzi, ma voi quando andate a comprare una macchina, andate a prendere l'ultimo modello di BMW, vi dite, no, però sai, tutto ok, però io l'alettone dietro lo farei in modo diverso. Ma questi guardano come degli imbecilli. Io dico, ma no, guarda, l'ingegnere l'ha studiata così per un motivo, funziona così, non è che si può cambiare. Poi il paragone è esagerato, ma dietro c'è lo stesso concetto. Il concetto concettualmente. Scusa, Assolutamente. Diciamo che molte volte, secondo me, non si riesce a dare. Cioè, nessuno si sogna di andare da Bottura e chiedere una modifica. Bravo. So già quello che vuoi dire. La colpa è dei venditori che non riescono a far passare il fatto che loro sono dei professionisti che ci hanno studiato dietro. E non lo fanno passare perché spesso non lo sono. E quindi non possono dirvi. Vero. Quando vi presentano la cacio e pepe de merda fatta con la panna e gli avanzi, come possono dirvi non ve la cambio? Con quale autorità che fanno una roba che fa schifo? Sì, sono d'accordo 100%. Volevo arrivare lì, mi hai preceduto. Ma la rigenerazione della pala viene fatta alla stessa temperatura della precottura? Cielo e platea hanno le stesse, cielo e platea hanno temperature diverse? Hai fatto il corso, te lo diciamo in privato. Gli altri non lo diciamo. Te lo diciamo in privato. Ok, ma la compra al supermercato 2 euro, c'è scritto che la devono ultimare, cuocere in forma. Lì va bene. Quella surgelata. Madonna. Pizza surgelata condita, non si può vedere. Quella fine. Era quello che volevo chiedere io, quella dei buchi sulla teglia. Umberto, se fai tutto bene non ti servono i buchi. Però nessuno muore se li fai qualche buchino. Domanda per Giova. Usando sempre Marino, che è biologica e quindi meno standard, ti trovi ogni tanto no. Dover cambiare il processo? Ok? Perché veramente a volte noto dei cambiamenti, ma veramente ormai l'impastamento, le cose, la sensibilità è così elevata che... E poi, allora, è vero che il biologico vuol dire... non così stabile, ma non è poi come si pensa che proprio, non lo so, da una raccolta all'altra cambia la farina, Però qualche minimo cambiamento ci può essere. Sì, anche perché hanno dei parametri, dei mulini di riferimento, cioè non è che ti mandano fuori una cosa completamente opposta. E comunque, come al solito e come dicevamo prima, quelle volte che mi rendo conto che c'è qualcosa di diverso, non, e succede, perché siamo tutti umani, non è mai per questi micro aspetti. E perché ho fatto io, o no, non ho tenuto conto di qualche macro aspetto che è cambiato e dovevo tenerne conto, è sempre così. Sì, poi diciamo che c'è un... C'è anche tu, Michael, in pizzeria, quando il panetto non è giusto, ti rendi conto che o ti è scappata la puntata, o ti è scappato l'appretto, ho impastato diverso, la farina era diversa. Sono le cose grosse, assolutamente, non è che... Assolutamente, diciamo che l'esperienza e la sensibilità poi ti porta a sapere come rimediare, certo, perché poi in ogni fase ci sono dei piccoli rimedi che si possono attuare
Però è una cosa di cui si parla poco, tra l'altro, è la, tra virgolette, la sensibilità, nel senso, se noi ci pensiamo l'altro giorno, se noi pensiamo che l'unica cosa visibile dell'impasto occhio nudo è la lievitazione, no? Tra virgolette, dobbiamo anche capire che capire con gli occhi come sono i volumi e tutto quanto, e come si presenta l'impasto è un indice che ci permette di riconoscere alcuni aspetti. E quello lo devi capire. Voi pensate in appretto, il panetto deve raddoppiare, ma ragazzi, il doppio di una roba libera, come la misurate? Cioè, deve essere l'esperienza del vostro occhio che vi dice che quella roba lì è il doppio di prima, eh? Esatto. Ad esempio. Esatto, sì. Qual è, secondo voi, l'errore più comune commesso dai corsisti? Vabbè, tu giovane hai visto qualcuno, quindi se vuoi... Quello di non fare tutti i corsi. No, vabbè, no, non c'è un errore comune. Poi, primo, i nostri corsisti, veramente ogni volta è un gran piacere lavorare. A me sono contento. E... Il livello è molto alto. Sì, è un grandissimo piacere, veramente. Errori, c'è qualsiasi cosa, perché in base a uno che prodotto fa, a cosa è abituato, che esperienza ha, ci possono essere sfaccettature diverse. Secondo me, a parte, l'errore che può essere di manipolazione, che magari è dato da un'esperienza che va acquisita, però a livello concettuale è quello che poi l'hai detto nelle varie domande, è quello di focalizzarsi su una cosa o su una micro cosa rispetto a tutto l'insieme, che poi ti fa perdere, proprio vieni sballottato a destra e a sinistra dalle varie fasi, non sapendo dove stai sbagliando, e non riesci mai a raggiungere uno standard, una continuità di prodotto. No, questo è verissimo, sono d'accordo con Michael, nei corsi di teoria sono le prime cose di cui parlo, ma d'altra parte posso capire anche perché avviene, quando soprattutto un appassionato, ma anche un professionista, vuole interessarsi, inizia ad andare sul web, inizia a trovare le risorse che ti dicono che devi fare 8 ore di puntate, 12 di appretto, e devi usare 1,6 grammi di lievito, tu ti fai una forma mentis in cui ti abitui a focalizzarti sulle cazzate, sulle cose piccole, non sulle cose che veramente contano. E quindi quella roba lì, da lì non ti sblocchi, se non cambi forma mentis. Eh sì, no, è vero, assolutamente. Assolutamente. Ciao ragazzi, ha senso fare un'autolisi per incorporare meglio l'acqua dal momento che a casa ho una semplice impastatrice, non una spirale? Beh, ci sta. Se ti può aiutare. Sì. Ma una semplice impastatrice... Forse la planetaria. Però in teoria con la planetaria si possono fare alte idratazioni, no? Magari non hai ganci. Che poi quelle planetarie casalinghe lavorano male con gli impasti asciutti, malissimo, sono più adatte poi a impasti certo, paradossalmente sì, perché se tu ti devi fare un 60% di idratazione e non hai il gancio a spirale sei finito, non fai niente più di mai. È ancora intatto. Sì, è tornato come nuovo, non ti preoccupare, anche se mi ha ribaltato dentro una pizza. Vabbè, capita. Ragazzi, succede, non è un problema. Ha preso fuoco più volte le tue volte all'interno. Una volta l'F1, non mi ricordo quale, anche il mio prese fuoco per della roba. Cioè, non c'è spazio, in quello vecchio. Cioè, tipo quei 20... No, ma va. 5 centimetri, 10 centimetri. Poi se lo usi per la tonda col biscotto, ciao. Esatto. 6-7 centimetri. Gli impasti over 75% sono diventati il fenomeno del momento. Ma davvero per fare una buona teglia ed un misero 60% è diventato così scontato? Io lo adoro, dipende quale teglia. Perché l'acqua poi ti dà strutture diverse. Se vuoi fare una teglia romana, Gianfranco, se devi fare la teglia romana ha la sua idratazione. Se fai altri tipi di teglia puoi farli idratazione più bassa, sono prodotti diversi. Lorenzo, intendevo per teglia romana. Cos'era? Questa domanda. Sì, sì. Con germe di grano parzialmente germogliato, ho usato molte volte la 0102 di Petra, la maturazione e lievitazione è molto più veloce, tangibile in una riduzione dei tempi di un 30-40%.
Beh, io direi 33,7, 33,8, Michele. Vabbè, può essere che abbiano anche altre sostanzine all'interno. No, no, vabbè, ma poi è molto più veloce di cosa? Voi, se non avete in mente, se non usate un pensiero scientifico fatto bene, iniziate a inerpicarvi in percorsi delicati. Cioè, quando mi dici è molto più veloce, vuol dire che stai riferendo questa velocità a qualcos'altro. Sì, colmarsi a parità dello stesso Cioè, impasto con una farina diversa. ho capito, ma se già la farina è diversa, il confronto qual è? Perdonami. Cioè, Non può sussistere. non è un confronto. Tu dovresti poter dire quella stessa farina, quello stesso cereale macinato nello stesso modo, burattato nello stesso modo, tirato fuori allo stesso modo, e quella stessa roba esattamente identica col germe di grano. Se no, Michele, non stai parlando di niente, eh? Perché sono due farine diverse. Esatto, questa è anche un'altra magari piccolo, diciamo, errore che si fa, cioè pensare che cambiando l'ingrediente principale del nostro impasto, che è la farina, riusciamo a ottenere lo stesso risultato. Invece cambia la farina, che è l'ingrediente principale, ci sono dei... Ma scommetto che, guarda che potrai avere lo stesso effetto, non so rispetto a cosa, ma anche con qualsiasi altra farina che magari non è il germe. Cioè, se cambi la farina, e ripeto, già non sappiamo il riferimento qual è. Perché che senso ha dire, vabbè, 01, 02 di pietra con germe di grano va più veloce rispetto a cosa? A una 50-63? E che paragone è? È Sì, come è di, è vero. come dire, ma scusa, è come se dicessi, ah beh, la mia Stelvio col FAP inquina di meno della Polo senza. Che cazzo di confronto è? Sono due macchine diverse. Secondo Cioè. me l'approccio mentale è quello. Ok, prendo un germe di grano, riproduco lo stesso impasto e poi si trovano due risultati diversi, ma è normale. Perché è cambiato, diciamo, l'ingrediente principale. Se prendi una Caputo rossa, una blu, hai due risultati diversi a parità di stesso impasto. Ok. Ma una bella live con impasto tonda e romana. Beh, le ho fatte, ragazzi. Ne avevo fatta una anche con le stesure. Sì, ultimamente c'è una con i risultati finali in Sì, qualche con i mese fa. risultati dei corsi, eccetera. L'impasto ne avevi fatte, non lo so. Forse no. Penso di sì, perché un corsista mi aveva detto che aveva preso un impasto da una live. Ok. Cosa ne pensate delle Liani S80? Tu già l'hai provata? L'ho usata in Olanda e l'ho usata a Tignes, grandissima macchina. Poi ne parliamo settimana prossima. Sì, ottima macchina. Molto bene. Non credete tutto quello che vi fanno vedere su YouTube. signor. Sì, di questi dice un signor da vivo vroom. Michael, ancora stampato e conservate le tue dispense che inviavi anni fa e che scriveva newsletter, sono ancora valide dopo questi anni di nuove esperienze? Questa è una bella domanda, Vincenzo. Allora, quello che scrivevo anni fa sicuramente è diverso da quello che dico ora, dopo anni di prove e anche formazione sui vari prodotti e esperienza al lavoro. Se mi sono contraddetto, sono contento perché vuol dire che ho imparato nuove cose. Sicuramente le dispense erano una base per aiutare le persone a fare la pizza a casa, ma non ti nascondo che negli ultimi, cioè ormai sono un paio d'anni forse che non le ho più postate. Non ti nascondo che in quello che dico ora, in quello che scrivevo anni fa, puoi trovare qualcosa di diverso. Quindi sono sincero, ma sono contento, vuol dire che ho fatto un percorso di evoluzione anche personale. Altrimenti non avrei fatto i corsi anche con Giova, cioè non è che uno prenota come ho fatto io un pacchetto di tre corsi che li ho prenotati tutti e tre in una volta se si sente di essere al 100% delle prove. Ma per la salsa da condimento, i pomodori San Marzano vanno schiacciati a mano, penso sia ironico. Ok, ho rivisto una live di Giovanni anni fa, avevi la barba, ma sai che stai bene. Sì, sto molto bene con la barba, ma mi si irrita la faccia in una maniera, ma non ce la faccio. L'ha anche più da scienziato. Non è pazzo, però pazzo. Con la tonda romana può essere sensato usare anche del farro bianco? Sì.
Ho visto Jacopo Mercurio stendere al sigillo, ha steso 180 grammi con lo sguardo, un'estensibilità fantastica. Ebbè, ha detto Jacopo, poco. Probabilmente è migliore a fare questo tipo di pizza. Jacopo King of, anche Mirko, Mirko Rizzo. Ah, Mirko sì, Rizzo sì, sì, sì. Assolutamente, sì, sì. Poco da dire. Prossima settimana vado a Pomeranze. Ah. Ok. Mi presento con l'attestato del tuo corso, lui capirà che non può sbagliare. Vai da Mike, bravissimo. Mike era con Mulino Casillo, lui usava Mulino Casillo. E, che bravo ragazzo, grande professionista. Vai Giacomo, magari mandagli un messaggio, va a sapere, magari è un po', se ha 5 minuti che non è ossessionato dalla gente, sicuramente è bello farci anche 4 chiacchiere. E di cosa state parlando? Scusate, che no. Ho fatto una consulenza l'anno scorso a Pomarance, provincia di Pisa, e dove Giacomo, visto che lì vicino, ho visto il video, sì, quello. Okay. Siete d'accordo che se si vuole usare la biga per una pizza basta un 30% e cosa ti dà più di un diretto? E cosa ti dà più di un diretto? Almeno un 30%, sì, almeno. Altrimenti non ha senso, cioè, perché la usi, cioè, 10% di biga non è che ti... Più di un diretto, da strutture, tempistiche, consistenze nelle mani quando lo usi. Mm. Poi se ci volete tirare fuori dalla bocca che la pizza viene più buona, a noi non ce lo farete dire. No. È un altro modo di avere una cosa che può essere diversa sotto alcuni aspetti. Mm. È un'altra cosa. Poi si adatta di più per alcune cose, di meno di altre. Nella consulenza che faremo con te, Marco, si può parlare anche del marketing o business? Assolutamente sì, sono qui apposta. Se, tra l'altro, il mio percorso di studi è proprio questo, se posso darti una mano, diciamo, sono qua. Anche penso sia una cosa che possano fare, che facciano anche con te. Certo, sì, 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 assolutamente. Seppure tu non abbia una laurea in marketing. No. Sei molto... Però ho fatto un master in sviluppo umano-ambiente, dove c'erano anche queste cose. No, però diciamo che secondo me il marketing è... Cioè, quando lo capi è intuitivo. Cioè, io mi accordo con te che... Cioè, ci vuole mezzo secondo per intenderci su alcune cose, cioè è abbastanza intuitivo, però sì. Io sono qua assolutamente, sì, la mia laurea è marketing e business, quindi se posso darvi qualche consiglio lo faccio volentieri. Buonasera, scusate l'ignoranza, com'è fatta la pasta spaccata, tagliata a metà? Esatto. Sì, esatto, per... Cosa sono i prodotti bucati? Non riesco a capire la tipologia sono. Che tipologia sono? Tipo pizza in teglia, però i buchi fatti con le dita. È una modifica. Sono focacce genovesi con un processo diverso con dita. Li chiamo così. Diciamo con, che. Con i bus fatte con le dita, sì. Mi sbilancio. Sbilancio. Lo dico. È il prodotto più buono da forma. Ci sta. Mi piace molto, sì. Lo dico. In giro si sente sempre parlare di fare la puntata fino al raddoppio. Ho fatto una pala con 60% biga, facendola crescere in puntata di un 40% perché aveva fretta. Non ho aspettato il raddoppio, è venuta molto più friabile. Sarà stata una casualità? No. Anzi, con quello che dici, quello che hai fatto tu è molto sensato. Il raddoppio, non il raddoppio, la metà o il triplo, il 40 dipende da quello che devi fare. Esatto. Tu hai fatto una cosa che molto a naso, non sappiamo il lievito, non sappiamo le frene, non sappiamo niente. Però ci sta. Assolutamente. Poi può essere che con le stesse dosi e raddoppio e la puntata è raddoppio, magari vai a stendere nella stessa tempistica, non hai panetti pronti rispetto magari un lavoro in puntata diverso e quindi hai anche un risultato differente. Una domanda? Ottimo. La live con i tre La facciamo. Noi siamo qua. La facciamo settimana prossima. Io non ci sono perché ho una consulenza in una pizzeria qua, Michael. Però adesso poi obblighiamo Baldi a fare qualche live con te. E poi quando il primo lunedì magari che siamo tutti e tre, la facciamo tutti e tre. Giova, per la napoletana io uso Marino, oltre che Lenchi. Quale altra farina del mulino posso mixare con la 00?
Beh, la Buratto potresti fare senza che vada a essere troppo invasiva, ti fai un 85 90 00 10 15 Buratto, ci può stare. Allora, questo è per te. Ciao a tutti, ti ho fatto il corso di Telia Romana e mi ha semplificato la vita. Ti ricordi Giova del Calcola Pizza? Mi ricordo, mannaggia, sti Calcola Pizza. Calcola Sti Pizza, ho Calcola fatto uno dei Pizza. primi impasti a mano per napoletana con il Calcola Pizza, tipo 9 anni fa, mi segnava tipo 0,01.2 punti di lievito. Una monade di lievito. Non si riusciva neanche a misurare col bilancino della Tamanini. Allora, ragazzi, i calcolatori devono essere usati quando sapete cosa c'è dietro e vi servono solo per semplificare le cose. Ma se voi andate in prima elementare, come prima cosa vi mettono davanti una calcolatrice, ma cosa volete imparare? Esatto. Ciao ragazzi, ogni tanto mi capita che il fondo del pallino sia umido, una volta sfornata la napoletana in cottura. Il Del palì. pallino per girare la pizza? Non ho capito bene. La prossima. Di? Molto più veloce di... Aspetta, scusa. Ok. Filiberto, dato che il W è rappresentato nell'area sottesa all'andamento del rapporto PL, corretto, che determina la quantità di lievito? Ma va. No, allora, ne parliamo nei corsi di teoria, ma il W è matematicamente l'area sottesa alla curva dell'alveografo di Chopin. E fisicamente quella grandezza è l'energia che serve a far scoppiare la pallina di test sull'alveografo di Chopin. Infatti, quel W sono joule, che è l'unità di misura dell'energia. Punto. Se da qua iniziate a estrapolare quanto lievito, fate un casino, ragazzi, cioè tenetevi a sta roba qua. Questa la mettiamo come pillola della settimana. Sia l'impasto che la stesura della tonda romana sono sul calcolo. Vedi che c'è qualcosa, mi ricordavo. Devo scappare, grazie alla live, grazie a voi, è stato poco Ciao che abbiamo Michele, tra buon noi. lavoro, buon tutto. Buonasera, ho preso a poco il corso sulla tonda classica, libro e video di Michael Strepitosi. Grazie Thomas, sì, ci vediamo quando prenoti la consulenza. Tante persone non hanno ancora prenotato, io vi aspetto qua, questa settimana ne ho due. La diciamo sta Però cosa anche in live. Allora, ragazzi, noi ci siamo accorti che noi avevamo creato i corsi online con una consulenza, allora, libro, tutti i video commentati, fatti meglio possibile, eccetera. Poi una prima consulenza e una seconda consulenza. Ora, noi ci siamo accorti che la gente non prenota manco la prima consulenza. Evidentemente i video e il libro sono fatti così bene che la gente non prenota manco la prima consulenza. Quindi non esiste più la seconda consulenza, non esisterà più neanche sui libri, la prima ve la lasciamo sempre, ma come posso dire, dimostrazione della bontà di tutto quello che c'è prima è il fatto che la gente si sente evidentemente già completamente soddisfatta e non ha Sì, nemmeno bisogno della ma consulenza. fa strano perché a volte dicono, cioè no, io la farei comunque, no, nell'immediato, Sai che però cosa? Che se c'è tutto lì. noi che ci siamo dentro, probabilmente perché siamo molto attenti, pignoli, abbiamo creato tutta la suite prima di libri e video che noi non ci siamo accorti quanto è fatta bene, Vabbè, effettivamente. probabilmente sì. Mentre le altre persone si ritengono già totalmente soddisfatte di quella roba lì. Sì, perché alla fine per noi è come fare, diciamo, un impasto, cioè come fai tu l'impasto giornalmente, no? È bene o male la stessa cosa, solo che non si è abituati a avere una spiegazione magari passaggio per passaggio Sì. di tutte le fasi. Però Thomas, io ti aspetto e qualsiasi cosa mi trovi qua. Grande Thomas. Ciao a tutti. Tuffantina a casa, secondo voi ne vale la pena rispetto a una spirale? Vai Giova. Beh, ascolta, se hai soldi e se hai lo spazio. No, ma nel senso, intendi uno o l'altro? Uno o l'altro ti direi spirale, se invece vuoi fare alcuni prodotti in D'accordo con più come Michael. te che la usi per i grandi lievitati. Sono d'accordo con Michael. Più versatile. Per
prenderei la spirale. Se poi sei molto appassionato di grandi lievitati e hai soldi e spazio, assolutamente divertiti anche con la tuffante. Funzionano bene le piccole tuffante? Sì, sì. Alcune più di altre. Forse Bernardi le fa, ho visto. Le fa Bernardi, non mi ricordo se la Miss Baker è della Bernardi. Miss Baker, sì. Poi ce ne sono altre, c'è la Mami, insomma ce ne sono. A meno mercato comunque la spirale, scusami. Beh, costa il doppio e ci impasti la metà, sostanzialmente. Allora, per le ricette, se utilizzo il lievito secco mi circolo fresco, ok? No, se utilizzi il lievito secco mantieni le stesse tempistiche, ma lo riduci rispetto a quello fresco. Però, Thomas, ti consiglio per impasti, soprattutto con volumi piccoli, di usare quello fresco, altrimenti esci pazzo, perché andare a pesare lo 0,33 di qualcosa diventa un po' impegnativo. Sì, ma non solo, con quantità così piccole rischi veramente che l'inerzia un po' maggiore del secco può anche incasinarti. Esatto. Comunque costa 15 centesimi, 50 grammi di fresco. Poi ne parlerete alla consulenza con Michael sopra di queste cose, però attenzione a sdoganare il secco anche nei giusti rapporti con magari roba asciutta, piccole dosi, piccole quantità, perché in un attimo poi ci ritroviamo la gente che fa la biga buttandoci dentro il lievito secco, non gli parte un cazzo. Quindi è da ragionare, ci ragionerei con Michael. Ultimamente c'è la moda di idratare molto la napoletana 75% oltre, cotta poi a temperature molto alte. Sì, sono quasi tutte crude. Sì. Ragazzi, noi nel corso vi facciamo il nostro canotto al 75%. Cotto. Cotto il più possibile, e quindi tempo di un certo tipo, temperatura di un certo tipo, grammatura di un certo tipo, ma ragazzi... se non fate attenzione, poi il 75, ma ormai per il canotto il 75 è basso. Sì, è tipo una napoletana tradizionale. Ah, certo, perché cioè, tutti la fanno almeno all'80 adesso. Quindi, Sì, sì, esatto, sì. Ci sentiamo per programmare la consulenza. Perfetto, perfetto. Scrivimi quando vuoi. Che cos'è lo sponge? Si sente molto nominare, ma non ho trovato nessuna ricetta affidabile. Lo sponge è essenzialmente un impasto diretto, è buttato in frigo. È nel senso, è una pasta di riporto, è un impasto, sì, poi sì. Rimpastato. Sì, è un impasto, poi è rimpastato. E la fa Salvatore Costa. Sì. Però non credo ci siano grandi ricette in giro. No, in giro probabilmente, beh, giustamente fai corsi con Salvatore, fatevi corsi con Salvatore sullo sponge. È un altro modo per ottenere un risultato. Penso che abbia standardizzato per bene una pasta di riporto, un impasto acido, diciamo acidificato, sì. Una pasta di riporto fermentata per i prodotti. E i risultati sono... Vabbè, poi lui è bravo, poi sai, lui, Carlo, insomma, gente in gamba. Gente seria. Ma secondo voi per la pizza tradizionale napoletana è necessario partire dall'acqua? Cambia qualcosa a livello di struttura? Noi nel corso non partiamo dall'acqua. Noi partiamo dal sale nel corso. Perché... qui porta bene, no? Dietro le spalle, lo butti esatto. Dietro la schiena. Ragazzi, no, a parte gli scherzi. Comunque nel corso ne parliamo. Adesso stavo proprio lavorando al libro per hai visto che ho modificato anche alcuni passaggi per spiegare proprio questa cosa. Sì. Quindi nel libro del corso di napoletana avrete anche spiegata sta faccenda qua. Quando si sforna la pizza a fine cottura. Non mi ricordo cosa fosse. È al palino, secondo me, al palino. Ah, uno. Ok. Può essere che c'è la classica, diciamo, il vapore. Secondo me, sai che cosa fa? Tiene troppo tempo la pizza sul palino e lì rimane la condensa della pasta di sopra. Sì, quella condensa che a volte trovi nel piatto, te la ritrovi sul palino. Sì. Evidentemente tieni troppo il palino sotto la pizza. Questa leggenda della quantità di lievito in relazione al W lo ha detto un consulente che penso tu conosca, Giova. Ti ho scritto le iniziali di nome e cognome, poi ti scriverò in direct nome e cognome per intero. Io onestamente non lo so, però diciamo che... Vai. No. Allora,
Se io devo fare, allora, anche qua dipende dal fatto che non si hanno competenze scientifiche, perché voi quando studiate i processi scientifici, capite che a un teorema fatto di ipotesi e tesi, per verificare che sia errato, basta avere un controesempio, uno e uno solo che lo sfati. Ok? Allora ti faccio questo esempio. Una farina, ecco, immagina, io ad esempio uso tranquillamente la soffiata del Mulino Marino per fare la teglia romana, la napoletana e i buns. La stessa farina, lo stesso W, nei buns metto 15-20 grammi a chilo, nella teglia romana 8-9, nella napoletana 2. Io mi chiedo, ma come si può pensare che il V sia legato al lievito? Ma che senso ha? Non lo so. Tu cosa dici? Secondo me la connessione che magari è stata fatta è farina di forza e quantità di lievito per il tempo in cui ci mettono a Va rilassarsi, bene, no? quella roba abbiamo detto da una vita che è una puttanata, perché tu puoi usare una farina di forza, una farina di forza, puoi non Però diciamo mettere. Non quello che mettere si il sente in lievito e giro. farci la focaccia di Recco e metterci, non lo so, boh, 6 grammi a chilo e farci la teglia romana, puoi metterci 20 grammi a chilo e farci i panini al latte. Quindi, cioè, vabbè, no, dai, Io ragazzi, però dalle nostre. onestamente non mi focalizzo molto su cose, cioè, non, cioè i passaggi sono veramente quelli da conoscere, le fasi sono quelle 5-6 fasi, cioè, andare troppo dentro a questi discorsi qua secondo me si perde un po' il focus delle cose. Per fare una buona pizza, diciamo, bisogna sapere cosa secondo me ogni macro fase comporta. E che reazioni si hanno in ogni macrofase. Poi dopo. Sì, no, ma poi ragazzi, noi, cioè, noi ci occupiamo, noi facciamo formazioni di un certo tipo, abbiamo centinaia e centinaia di corsisti all'anno. Un'azienda di un certo tipo non mi frega neanche sapere chi è consulente, quindi Roberto evita anche di scrivere privato il nome, che cazzo ce ne frega. Cioè. Grazie Lucio, troppo gentile. Allora tutte quelle che non fai con gli altri le fai con Luci. Esatto. Luce è l'unico che ha prenotato anche la seconda. Ma L'unico. quello è amore. Sì, però lui dice giustamente, a parte che ha pagato, quindi è giusto che me l'ha fatto. Secondo, cioè, voglio magari ho un'altra ora a disposizione o Ah, per mezz'ora, carità, quello che certo, era. se l'hai fatto benissimo. Voglio imparare qualcosa in più perché me ne devo privare. Vedi, Patrick, infatti, ha sia la spirale che la tuffante e dice, conferma quello che dicevamo. Una sola spirale, se poi due spirale tuffanti, uno spettacolo. O tuffante, garantisco che approvi il figlio. Beh, bello, impastare con la tuffante, bello. Sono pizzaiolo e quindi ragionavo per grandi impasti. Allora, per grandi impasti si può usare anche Thomas che ha preso la consulenza. Ok. Si può ragionare anche col secco, sì. Sì, ci può stare. Però sai che nella tonda io. Boh. Il secco nella Io uso tonda. sempre il fresco, sempre. Però, cioè, non. Quella è una super domanda per te. Ah, ok. Sto cercando lavoro perché per un mese vado a Sydney. Trovo spesso pizza rounder, pizza maker, pizza chef. Pizza chef sta per pizzaiolo, aiuto pizzaiolo, mi spiego un po' i ruoli. Pizza chef, diciamo, è come viene chiamato il pizzaiolo in Inghilterra o in Australia, no? Non è altro che lo stesso nome, il sinonimo di pizzaiolo italiano. Ovviamente il nome viene messo in inglese. Pizza maker è la stessa cosa, serve pizzaiolo. Pizza rounder, solitamente quando si mette rounder a fianco a una parola, è una persona che deve saper fare più cose, diciamo. E non ho Ah. capito cosa intendano. Magari trovi, non so, all rounder, che vuol dire che vuoi che faccia il cameriere, il passista, più cose magari. Se vai a Sydney, magari scrivimi che ho qualche amico lì, tra l'altro conosci anche tu, è stato un tuo corsista, Renzo, magari cerca qualcuno, mi sembra. Grande, ha messo su un bel Sì, ambaradan, eh. sì.
Sì, ora ha spostato tutto sull'asporto rispetto ai tavoli dopo il Covid, però fa uno dei pochi che in Australia fa le cose con criterio. Fa delle pizze della Madonna. Io mi ricordo, sai perché me lo ricordo? Perché allora era lui, mi sembra, e facevo le prove per la sua consulenza la sera che sono andato in ospedale per far partorire mia figlia. Oddio, me lo ricordo io quella sera lì, e mia moglie che iniziò a avere le doglie, io stavo facendo pizza e impasti per fare il corso a Renzo. Con Renzo. Sì. Gli hai fatto in inglese, no? A lui. Sì, perché lui è di origine italiana, parla. Sì. Autolisi, sale e lievito. Cioè, autolisi è fatta acqua e farina. Se andiamo ad aggiungere altro, non è più un autolisi. Sì, me lo sento dire da tanti. Oppure, ma nella biga metto anche il sale. Ragazzi, si può fare tutto. E ovviamente, anche qua, attenzione però a non cadere sempre nel tranello del... allora metto il sale così mi ferma il lievito e allora vado con il lievito. Cioè, ragazzi, poi è difficile fare i chimici in questo modo, eh? Cioè, quasi impossibile. E come cacchio fate? Cioè, però si può fare. No, lo giova, il tempo di togliere. Mi viene in mente un impasto troppo umido. Allora magari impasto umido non ti cuoce bene la platea. Bisognerebbe vedere. Questo credo sia lo stesso domanda di prima. Pizza senza pretese. Buonasera, grazie per la live. Cosa ne pensate del recente trend di fare linee professionali di farine con germe di grano? Esempio la Vigevano, Casillo Marketing, o realmente più saporite? Cosa vuol dire realmente? Cioè come dicevo prima Michele, quando si dice che una cosa è più, dovete dirmi qual è il punto di riferimento e dovete quantificare il più. Perché se si parla di pizza, e a parte che non si sa il riferimento, ma il dire il più è tesauro, pelizza o chi per esso che mangia, ragazzi, non è che sono riferimenti così, così oggettivi, scientifici, quantitativi. Quindi... veramente attenzione. Poi c'è anche da dire che alcune cose giocano nel nostro cervello un bias cognitivo, tra virgolette, che se io ti vado a dire pizza con lievito madre che hanno fatto per anni. Io avevo visto anni fa avevo visto uno sketch fatto proprio in America. Questi qua avevano messo un baldacchino in un centro commerciale, avevano preso i panini del McDonald's e da una parte avevano messo il panino del McDonald's e il baldacchino era per pubblicizzare l'organic. Sì. Quindi arrivava cosa succedeva? Che prendevano i panini del McDonald's, li cambiavano la foglia di insalata, li mettevano sul piatto di ceramica, gli mettevano un topping, una roba diversa, arrivava la gente e dicevano come here, let's see, take a look, take a bite. È vero che qui questo vedete è fatto con carne biologica e qui e là volevamo farvi vedere la differenza rispetto alla shit del fast food. Si sente che è diverso. Ma poi anch'io sono assolutamente a casa mia solo organic, ma certo il sapore, e invece erano dei Big Mac. Lo so. Ma il nostro cervello va proprio in una direzione diversa. Questo non vuol dire criticare niente, nessuno. No, assolutamente. Sto semplicemente tentando di dire va tutto bene, però veramente attenzione, perché la prima cosa che se uno mi dice guarda ho fatto la pizza col germe di grano, senti che è più saporita o senti che è più lievitata o senti... Io impazzisco da scienziato, perché quando mi dici è più di che? Più di cos'altro? Cioè qual è il riferimento? Non solo. Questo più, gentilmente, mi dici come l'hai valutato? Su quale prodotto poi nel campo pizza? Cioè. Ovvio, questa è un'altra cosa ancora.
cioè una tonda con i condimenti è diversa come rapporto di sapori dalla teglia, dal pane. Cioè, è complessa la faccenda. Molto ampia. Ovviamente io capisco anche i mulini, non possono avere un range, devono avere una serie di una gamma di prodotti che gli permetta di avere più entrate, quindi devono anche... Cioè, giustamente, ma per carità. Giustamente. Allora, spieghiamo Enrico una cosa veloce. Allora, tu compri il libro, Enrico, tu vai su www.foodme, compri il corso, strisci la tua American Express Platinum e hai subito accesso hai subito accesso alla struttura interna in cui hai il libro da scaricare e tutta una suite di video con tutte le spiegazioni e l'audio commentato di ad esempio prendiamo la tonda classica adesso di Michael con impasto in planetaria, impasto a spirale, impasto a mano, processo diretto, processo con grassi, processo con prefermento, come si staglia, come si punta, come si impasta. Nella tonda classica abbiamo anche topping, un po' di condimenti, topping da farvi vedere. Quindi di tutto di più. Oltre a questo puoi anche prenotare 2 ore con Michael in cui la prenoti quando vuoi e gli fai tutte le domande che vuoi su tutto quello che vuoi. Esatto. Ok, vediamo. Era una battuta, ok, sì. Quindi. Battiamo un mito che un prodotto con OBV alto per essere digeribile deve fermentare per tante ore. Ma via, togliamo la digeribilità. La digeribilità quando si parla di... Lasciamo, tutta una cazzata, via. Ah beh, io che soffro di gastrite lo posso dire. Esatto, immagino. Tra primavera e estate, delle reazioni al cibo completamente diverse, perché la gastrite tende a venire fuori con la stagione anche. Cioè... Spaccata anche la teglia. A me piace di più la pala, viene meglio secondo me. Più comoda anche, secondo me. Sì, la sì. Però per carità. È fantasy? Sì, vai. Non so. Ti ho appena scritto su Instagram, Michael, per Sydney. Ok, perfetto. Appena mi stabilizzo a Sydney, prendo un vostro corso, volevo farlo di persona, ma non riesco a liberarvi prima di partire. Ok. Bocca al lupo, Federico. Bocca al lupo, Federico. Aggiornami. Ho qualche amico a Sydney, non solo Lorenzo, quindi scrivimi se posso essere d'aiuto. Sono qua. Ciao, Edoardo. Ho riletto anche l'università. No, basta, ti prego, vai avanti, basta. Cioè, non so di cosa state parlando. Basta. Se lo puoi dire, quanto costa tutto ciò? Come se lo possiamo dire? I corsi. Sul sito. Andate su www.foodemy.it, il costo per i privati è 545 euro, il costo per i professionisti è 7,45. E adesso fino al 31 c'è un 10%. E abbiamo anche la suite per all'estero, se uno lo vuole sia in italiano che in inglese, è fuori a 9,90 il doppio corso. Ai coadiuvanti e gemme di grano, può allungare la data di scadenza della farina? Mi ha dato l'occhio sulla scadenza vigevano del pacco e dice scadenza 2024. In realtà il germe di grano porta parti fermenti scibili, quindi in teoria dovrebbe essere di meno, però... Però 2024 sembra un pochino... lunga come è bella lunga. Boh. Il germe di mano aiuta la conservazione nei prodotti che vengono congelati, giusto? Mi pare lo stesso Montanari, non so. Sì, ragazzi, va bene, ma veramente voi, cioè veramente qua si va in confronti di chimica pura, che veramente io mi chiedo come facciamo a tenerne in considerazione su una roba come la pizza, cioè ma ovvio che in termini microchimici, biologici, enzimatici, la shelf life, poi bisogna vedere come valuti la shelf life, può aumentare, ma ragazzi, ma veramente pensate di vedere queste cose? Ma pensate di accorgervene? Basta che la stendete in un modo, in un altro, non è più schiacciata, veramente attenzione, perché sennò si finisce
Cioè, anche perché si parla massimo di un 2% di germe di grano. Giova, facciamo l'ultima domanda per te, che puoi andare al lavoro. Assolutamente. Che è... Aspetta, no. Questa è la penultima, dai. Facciamo questa penultima. Che cretino. Dai, vai avanti, Don Umberto. Vai. Questa qua. Montorfano, provincia di Como. Ok. Va bene, ragazzi, un'ora e mezza. Speriamo di non avervi tediato abbastanza, ma qualche pillola penso ci sia scappata anche stavolta. Ci vediamo con me la settimana prossima. Giova non ci sarà, quindi attendiamo magari la successiva per fare qualcosina insieme ancora. Come al solito potete rivedere la live sui canali Foodermy, Facebook, Twitch e YouTube. Niente, grazie di essere stati qua. Siamo ancora in 90, 10 e mezza. Grazie a tutti. Non fate griglia pizza. Ciao.